sta lavorando ai progetti per la costruzione nell'area dell'ex caserma Cavarzerani di Udine della Cittadella della Sicurezza. Una parte dei migranti qui attualmente ospitati saranno trasferiti e entro il 2028 sorgerà il nuovo polo per la Polizia di Stato. Lara Zani. Via alla trasformazione dell'ex caserma Cavarzerani di Udine nella Città della Sicurezza con un nuovo polo della Polizia di Stato, la cui realizzazione è ora in partenza, e in futuro un polo archivistico. Il masterplan urbanistico del 2020 individua infatti questi due ambiti di intervento, oltre a un ampio parco pubblico. L'area sarà inoltre interessata da un nuovo sistema viabilistico, con una ulteriore fermata ferroviaria sulla linea Udine-Cividale. Ora sono in scadenza i termini per la presentazione delle offerte per la progettazione definitiva ed esecutiva degli spazi destinati alla Polizia di Stato. Il cronoprogramma, illustrato dal direttore regionale dell'Agenzia del Demanio Alessio Casci, ipotizza poi per maggio del 2026 l'affidamento dei lavori, che dovrebbero dunque terminare nel primo semestre del 2028. L'intervento consentirà di ricollocare una pluralità di funzioni della Polizia di Stato e di abbattere così le spese di locazione passiva. Porteremo in quest'area di prossima realizzazione la questura e la zona di frontiera, la Polizia Stradale e il nucleo operativo di protezione. L'opera ha un quadro economico complessivo di 60 milioni di euro e saranno 400 gli addetti che troveranno posto nella nuova struttura. Per quanto riguarda il polo archivistico, sono in corso le valutazioni per stabilire quali sono gli uffici che vi potranno trovare posto, in un progetto che, ha commentato il sindaco Alberto Felice De Toni, rappresenta una grande opportunità per la città, garantendo spazi adeguati alla Polizia di Stato e superando quello che è stato in questi anni il ruolo della Cavarzerani. Il progetto richiede appunto la piena disponibilità dell'area dell'ex caserma. Entro il 2025, quindi già inizi 2025, dovremmo liberare, l'ha detto chiaramente anche il direttore Demanio, da persone e cose la Cavarzerani. Da settembre partirà il trasferimento con l'apertura di una nuova struttura di accoglienza nella ex autorimessa della Croce Rossa in via Brigata Re. Sarà una struttura modulare che potrà accogliere fino a un massimo di 35 persone.